Ok, stiamo registrando, anche se non sembra perché ognuno si fa i cazzi suoi, però va bene. Soprattutto Kino, guardalo lì. Era lì che si mangiava i biscottini prima. Sono il primo arrivato. È vero. Anzi, sei tu che hai richiamato tutti all'ordine, tra l'altro, Ho quindi. richiamato tutti all'ordine, ho fatto una considerazione dove tu non c'eri neanche arrivato, è su quello che non si fa i cazzi. Oh, È vabbè. vero, guarda, è vero. Oggi devo riconoscerti i tuoi meriti e infatti ti farò iniziare a te il video. Vi saluto tutti. Ciao Kino, ciao Lello, ciao Davom. Prima Ciao a tutti. domanda, come state? Semplice, da tifosi Juve, non nelle vite, perché dopo lì cadiamo un po' nel che ognuno sa le sue. Sollevato. Sollevato? Contento a metà, dai. Scontentischio? Nel Chino? limbo. Ok, quindi due sul mezzo e uno sul felice. Chino, Ehi. qual è la considerazione? No, che ci ritroviamo qui dopo che anche l'ultima volta assieme eravamo in una situazione dove la partita successiva mancava una settimana a pochi giorni dalla Champions. Quella volta Quindi c'era il dubbio, no, se Dybala avrebbe giocato meno in Champions, sto giro anche, ma per motivazioni diverse, però bene o male. e tra l'altro è una cosa non comune, no? Che la Juve abbia una settimana intera per preparare le partite. Intanto domani sera vedremo l'Inter cosa farà in Champions. Vi torno a fare la domanda: questa sosta è una cosa positiva o negativa per la Juve? Manna dal Molto cielo, positiva, manna dal molto cielo. positiva. Ok, perché? Perché siamo stanchi, siamo sulle Ok. gambe, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Qualcuno potrebbe rientrare dagli infortuni, magari. Quindi, bene, si lavora meglio. Ho notato una differenza rispetto al solito che oggi, secondo me, Allegri ha voluto fare, visti tanti infortuni, anche lui in conferenza ha detto che si stanno domandando con i medici cosa potrebbe andare storto. Lui generalmente dopo le vittorie tende a dare il lunedì, se si gioca la domenica, comunque il giorno dopo di riposo. Oggi ha fatto scarico e domani è giorno di riposo. Ok, Giusto, beh, una mezza buona curiosità che ho precisazione. notato. Perché dici qual è secondo te il nesso tra. Beh, sai, quando hai lo sforzo fisico, comunque fare il defaticante il giorno dopo aiuta molto, no? Magari stare fermi sul divano, poi sono comunque professionisti che anche a casa hanno dei loro macchinari che comunque si curano, però sai, magari dopo la partita vai in palestra, chi ha fatto i 90 minuti sta in palestra e si fa il suo defaticante con i vari massaggiatori, tanto voglio dire, non è che dal punto di vista mentale, se hai una settimana dalla partita successiva, tu debba chissà utilizzare quali energie nervose, no? Quindi vai al campo, comunque stai con la squadra, analizzi anche la vittoria, hai tempo e modo di fare defaticante. Chi non ha giocato invece recupera mettendo benzina nelle gambe e il giorno dopo stacchi la spina con il giorno di riposo. Ok, e questa settimana di preparazione di lavoro, con magari eventualmente il giorno di riposo, domani hai detto domani giorno di riposo, Sì. a cosa si pensa in questa settimana di preparazione? È una domanda Beh, stronza questa, eh? credo se si sia pronti, se si è effettivamente pronti per Villarreal, perché poi credo che la trasferta contro la Sampdoria sarà sì fondamentale per consolidare il distacco dall'Atalanta appena conquistato, motivo per cui mi dichiaravo sollevato a inizio video, perché dovrà essere però soprattutto allenante, secondo me, in vista del ritorno contro il Villarreal, perché lì cominci davvero insomma, dentro fuori, dentro fuori. Perché l'altra volta Kino e Lello erano un po' distaccati dal mio, dal tuo pensiero, cioè sono già su Villarreal e dicevano è un derby, difficilmente il derby lo approcci male. Ora che invece è la Sampdoria, quindi una partita ancora meno sentita, chiedo a Kino e Lello, secondo voi sono sulla Samp o sono su Villarreal? Per me valgono bene o male anche gli stessi discorsi dell'altra volta. Ok, cioè nonostante non sia derby, dici te. Nonostante non sia derby, per me la priorità deve continuare ad essere comunque il Vabbè, campionato. quello. No, no, ma su quello sono d'accordo. Il problema è filtra da loro, Ah, cioè loro, hai capito? No, non tanto la logica certo, sono che d'accordo poi su alla quello. fine anche l'altra volta, sì, ok, sono più sul Villarreal, poi va Villarreal. Insomma, non è che dici ok, abbiamo giustificato il pareggio Certo. effettivamente. Quindi tutto è il contrario di tutto, vale ovviamente sempre tutto quanto. Io rimango sulla stessa linea precedente che è più che altro una mia personale da tifoso. Ma adesso me ne frego un cazzo, prima del Derby d'Italia devono essere due vittorie. Quindi È per quello.
Poi che cosa succederà, dove sia la testa o che cosa accadrà, io ovviamente non lo so. Se quella volta c'era effettivamente del fondamento in più, magari, considerando che la situazione di classifica era ovviamente diversa. Il derby non è come una partita contro la Samp, con tutto il rispetto, sto giro effettivamente ci sono altre valutazioni da fare. Lelone? Io sono d'accordo con Chino nel tenere la linea dell'altra volta, nel senso, secondo me, vanificare lo sforzo profuso questa settimana con i vari avanzamenti in classifica in virtù di uno scontro diretto di Champions, che è importantissimo, uguale secondo me, nel senso, per soldi economicamente ovviamente le partite hanno un peso differente, però ti dico che nell'economia di un campionato questa partita non è da sottovalutare. Perché poi anche le altre stanno dimostrando anche di cadere, di inciampare, non credo a rimonte scudetto e su questo ovviamente non ci piove, però metti quel fieno in cascina per arrivare a fine stagione a giocarti le ultime giornate, che sono complicate secondo me per la Juve, con una certa tranquillità. Cioè le ultime due, se ci evitiamo di giocarci un Fiorentina-Juve con un clima incandescente, partito da dentro fuori è meglio, cioè è molto meglio. Quindi preferisco ora che abbiamo il distacco e una posizione consolidata, che il quarto posto, che nonostante il recupero dell'Atalanta, che se lo vincono non ci raggiungono, è già un'ottima cosa. Quindi dobbiamo tenere questa distanza. Che poi tra l'altro è pur sempre una partita contro il Toro, cioè non è che vai... Sì, ma io faccio sempre il conto come che l'abbiamo già vinta. Che è più tre, più tre. Mi levo il pensiero, cioè, mi stai capendo. Certo, però sì, però tutto bene, non è che sono in casa contro la Salernitana. Chiaro, sì, non è il recupero dell'Inter, che era quello abbastanza scontato. Diciamo, mica il Bologna è vergognoso, Bologna. Ragazzi. Il Bologna ha già messo i remi in barca e io credo che sia anche un falsare il campionato prolungare questa partita fino alle ultime di campionato. Cioè, questa è una partita che se adesso l'Inter va fuori, ok, devono risolvere questa cosa dei rinvii e delle cose giudiziarie che ci sono dietro a questa partita e farla giocare nell'immediato, perché non se ne può più. Sarebbe anche scandaloso il fatto che, insomma, possano pensare di dare i tre punti all'Inter e a chi non aveva problemi di Covid, perché c'è un precedente che è quello dell'anno scorso della Juve col Napoli. Ce ne sono diversi in realtà di precedenti. Ma fermo restando che neanche io credo nel rimonto a scudetto e penso neanche chi ne dava, poi non so, correggetemi se sbaglio. No, suicidio di massa, ragazzi, no, incredibile. L'unica cosa che si potrebbe dire appunto è quella che ho, cioè che si può legare in base a quello che ho detto prima. Se tu comunque ti porti a casa prima della sosta 6 punti, le altre non lo sai, e la prima successiva è il derby d'Italia, dopo non sai come si può mettere la situazione a partire dal 5-6 di aprile. Però lì ti avvicini a una, eventualmente, che è l'Inter, cioè non a Milan e Napoli. Però vai, se regali lo scudetto al Milan piuttosto che all'Inter, a me francamente, personalmente, cambia poco, perché non abbiamo vinto noi. Però il sorrisino mi esce se non lo dici. No, certo, ma il mio discorso è legato al fatto che intanto te porti a casa sti 6 punti. Già per esempio la prossima, Torino-Milan. Contro questo Torino non è facile andare a portarti 3 punti a casa giocando in trasferta. Quindi sai, e per questo dico, noi intanto prima del derby d'Italia portiamo... Ma noi siamo obbligati, cioè non è che ci sono discussioni... Poi ovviamente se arrivi alla sosta con 4 punti dal primo posto e la prima partita dopo il derby d'Italia, vien da sé che è già una situazione diversa, ma con questa situazione di classifica ovviamente... Infatti il discorso è, fermo restando, no, che nessuno ci crede, mi piacerebbe in realtà complicarmi l'ultima giornata, averla incandescente, ma veramente incandescente, con Vlahovic che rischia di andarsi a giocare lo scudetto a Firenze. Quella sarebbe non incandescente, la temperatura del sole, quella roba lì non è incandescente. Cioè ti accecchi solo a pensarci una roba così. A quel pallone secondo me pesa 5 kg. Ma figa, ma non lo puoi devi metterci il manubrio a tirarlo su così. Una roba, una palla medica direttamente. No, esatto. Però sarebbe molto molto divertente. E dicevo, fermo restando, cosa cambia nella vostra concezione lotta scudetto che non coinvolge noi la vittoria del Milan di ieri sera? Perché lì io pensavo vincesse il Napoli, sono sincero. Però cambia tutto quella roba lì. Cioè, perché nella mia testa, non lo so voi, nella mia testa la favorita è l'Inter, rimane l'Inter a vincere lo scudetto. Però paradossalmente anche quella che è vero, c'è una partita da recuperare, però c'è lo scontro diretto con la Juve adesso, ed è quella che forse rischia un po' di più avendo una Juve che dà fastidio, che non è la Juve più bella del mondo, però dà fastidio la Juve. Quindi cosa cambia?
per me è tipo una volata della 125 facendo un parallelo con le moto. Cioè, che non è so un niente. Mucchione, è un mucchione di quei tre dove ce n'è uno che magari, sai, ha più continuità di rendimento e dici, boh, potrebbe vincere lui. Però in realtà una volata finale. Mi collego a questo paragone, qui invece ho ben presente. Io credo che la sconfitta del Napoli, più che la vittoria del Milan, credo che la sconfitta del Napoli sia il loro capo definitivo, e credo che verranno risucchiati esattamente come in un rettilineo delle 125, verranno risucchiati da tutta la scia di chi gli sta dietro, quindi verranno risucchiati dalla corsa Champions, sono abbastanza convinto. Il Napoli c'ha ragazzi a Verona, A Verona, poi c'ha l'Udinese e poi c'ha l'Atalanta. Cioè il Napoli sì. Complicatissimo adesso il Napoli. Cioè brutte bestie di Satana, intanto è la Moto 3, non è la 125. Io ho detto che non ne sapevo niente, infatti. Io sono rimasto alle categorie vecchie perché sono un boomer, non seguo tanto la MotoGP. Quando sono andato io a vederla dal vivo, c'era 125, 250 e MotoGP, figurati. Però questo per dire che comunque l'Inter, secondo me, non è contenta di avere la Juve da affrontare, e rischia anche che quello scontro diretto possa diventare un eventuale aggancio. Il Napoli c'ha un calendario molto tosto, il Milan era quella che aveva il calendario migliore secondo me, e che ieri sera mette un mattone sulla classifica, quindi se ragiono sulle prossime giornate mi immagino un Milan che prende il distacco e un Inter che si caga addosso a venire a Torino, con il Napoli che deve lottare con le unghie e con i denti. Mi viene da pensare. Guarda, a questo io, sai, non sono, cioè non che non sono d'accordo, però è vero, il Milan nelle prossime 5 ce l'ha sulla carta ovviamente un pochino più agevole. Anche 3, ti dico, anche le prossime 3, senza andare troppo. Ma come abbiamo visto, va a vincere a Napoli, ma pareggia contro contro Salernitana e Udinese, quindi davvero questo è un campionato matto. Però le ultime 5, Napoli e il Milan non è che abbia proprio un calendario semplice, perché se non sbaglio ha la Lazio. Mi pare abbia l'Atalanta. No, okay? io questo non te lo so dire. Io sto guardando l'Atalanta proprio. È una delle fine. Lo sto guardando in diretta. Esatto. Nelle ultime, le prossime 5 agevoli, le 5 finali, insomma. Sì, però io ti sto proprio parlando perché voglio approcciare la Juventus al discorso. Quindi il giocatore della Juventus, io sono giocatore della Juventus e vedo questa classifica e questo recente calendario, quindi nell'immediato, e sapendo che ho anche la Champions da giocare, secondo me oggi è davvero più concentrato sul campionato che sulla Champions, che è il discorso inverso che ti facevo qualche settimana fa, perché secondo me adesso la sento, perché anche il discorso di Dybala, il partito, ieri hanno fatto la domanda a Morata se il partito di Dybala ha partito Allegri, Morata ha detto io guardo giornata dopo giornata, c'è un giocatore della Juventus, secondo me adesso la vive quasi da sentirsi leggenda, da come era partito il campionato a poterla veramente aggiustare, magari superarne una, magari superarne due, tre mi sembra già difficile, però se arrivi secondo dopo essere stato penultimo nelle prime quattro, secondo me un giocatore della Juventus oggi, cazzo, se la sente sta roba. Ti dico banalmente, se ti senti dentro risucchiato dall'agonismo da tutte le parti, sei in corsa Champions, sei in corsa Coppa Italia, là prepari partita per partita e ti prepari, pensi solo a quell'obiettivo senza pensare a quello successivo, perché rischi di tralasciare nell'immediato, nel presente, il dettaglio che spesso ti fa la differenza. Quindi con la Samp vai a pensare con la Samp. Poi col Villarreal una partita secca da 90 minuti, siamo 1-1, per cui è come essere 0-0 ormai con la regola nuova, devi vincere, per passare devi vincere. Sì, c'è lo 0-0 anche eventualmente come risultato, che occhio che sappiamo bene che questo potrebbe essere un dato. No, perché? No, c'hai ragione, scusa, il gol fuori casa, perdonami. C'hai ragione. No, sì, parti, sì, devi, sì, vincere. Stavo ragionando su Firenze io, che bastava il pareggio. No, col Villarreal c'hai l'approccio alla partita che se voglio passare devo vincere. Devo vincere, per forza. Basta, cioè, è molto, ti semplifica tanto, secondo me, i calcoli rispetto a prima. Ma no, è Firenze che c'hai il 0-0, che puoi giocarti lo 0-0 come. Secondo me è un bene questa cosa del gol in trasferta, perché, ripeto, nella partita prima tu ti prepari senza dover fare, ah no, cazzo, là mi serve un dispendio energetico perché devo fare minimo 2 gol, quindi ti puppa un sacco, là devi vincere, punto. Non lo so, per una squadra che non è capace di gestire, semplifica, sono d'accordo. Però non so davvero oggi il giocatore della Juve su cosa viene più focalizzato a livello di calendario, guardando le prossime due. Secondo me sono dei martelli lì sul campionato adesso. Cioè la Juve è molto per quello. La Juve volta pagina, cioè un'ora dopo la partita,
sono già focalizzati sulla Champions, cioè non si parla di Champions, secondo me è vietata quella parola. Ma perché ti dico, se fino a due settimane fa ti dicevo che rimettere a posto il campionato era più difficile che vincere la Champions, perché veramente eravamo in una situazione disastrosa, oggi secondo me il giocatore della Juve ragione dice, sì ma la Champions la vinco davvero? No, e lo so. E invece fare una roba del genere, non, ti ripeto, non tanto per lo scudetto, ma quanto più di dire, oh vabbè, ho perso però di così, ci sono andato vicino, ho fatto il mio nel ritorno. E a me sembra davvero un discorso che in questo momento la squadra sta davvero ragionando come Allegri, quindi vinciamole, cioè vinciamole, fine, vinciamole, non importa come, non importa, vinciamole. Mi sembra veramente che vadano in questa direzione qua. Poi è una sensazione mia, non so se... Beh, in un momento anche di crisi non è che puoi fare tanti calcoli su come vincerle. Devi vincere, perché sei quelli, se siamo quelli là, siamo quelli... Ma la notizia più bella di queste ultime vittorie, ci metto dentro anche quella di ieri, che per carità la prestazione, specialmente nel secondo tempo, è stata tremenda. Però la bella notizia di queste vittorie è che i giocatori... e l'allenatore non sono contenti di fare queste prestazioni. Cioè, perché anche Allegri ieri te l'ha detto, microfoni. Ma, io guardavo ieri il profilo Instagram di Lello che l'ha messo che ha messo la storia di Allegri, che si gira verso Landucci, diceva perché il pallone va sempre all'indietro. Ma mai... ogni partita allo stadium esce un video su Allegri che è incazzato su come sta giocando la squadra. E quindi perché dico che è una bella notizia riuscire a raggiungere queste vittorie? Perché comunque tu nella difficoltà e nell'imprevisto riesci comunque adesso a portare a casa il risultato, che è tantissima roba. Sì, perché per il momento io spero che continui, però rispetto a tre mesi fa, cioè se tre mesi fa mi avessero detto a dicembre, guarda che arrivi che rischi di giocarti lo scontro diretto con l'Inter, che vai pari con loro che hanno una partita a recuperare, perché se l'Inter non vince nelle prossime due, anche solo ne pareggia una e noi ne vinciamo due, arrivano a più tre da noi, Cioè, gli avrei detto, ma dai, sei scemo, sei matto, non è vero. Tu di punti ne hai recuperati, perché sappiamo qual era la situazione. A dicembre eri a 7 punti dal quarto posto, quindi, voglio dire, di punti ne hai recuperati per forza, no? Nelle ultime 14 siamo primi. Io mi auguro solamente, io non credo alla corsa scudetto, nonostante i numeri magari possano anche farlo sembrare. Io quello che mi auguro è che se il Milan o l'Inter devono vincere lo scudetto, lo vincono per meriti loro e non per demeriti nostri. Cioè noi facciamo il possibile e poi spingiamo queste squadre a vincere il più possibile, perché se loro si suicidano ma noi comunque non siamo in grado di recuperare, di stargli dietro, allora questo mi farebbe doppiamente incazzare, no? Perché dico, se devono vincere lo scudetto, lasciamo che lo vincano con del merito e non per del demerito nostro, che quest'anno di demerito comunque un po' ce n'è già, perché in quattro giornate hai buttato nel pattume un campionato, quindi dico, adesso l'hai parzialmente rimesso a posto, quantomeno per la corsa Champions, per la corsa scudetto almeno facciamo in modo che lo vincano per meriti loro, ecco. Però attenzione che adesso io qua vi metto la pulce nell'orecchio cattiva, e cioè l'anno scorso in campionato eravamo messi anche discretamente bene, è vero, secondi sull'Inter che era avanti di tanto, ma c'è stato un momento in cui ci siamo sciolti come neve al sole, febbraio, che è l'uscita dalla Champions col Porto, dall'uscita dalla Champions col Porto in poi finita, squadra completamente andata. Il rischio c'è anche quest'anno, o pensate che la gestione di Allegri rispetto alla gestione di Pirlo vada a giustificare questa cosa qui? Ti posso dire una cosa riguardando proprio... Puoi anche mandarmi a cagare, cioè no, nel senso, no, passiamo proprio... col Villarreal. Quindi... Guardando proprio la serie TV sulla Juve, che rispetto ad altre non mi è piaciuta tantissimo, la verità. La, scusami? La serie TV sulla Juve. Ah, ok. All or Nothing... Guarda come è sfasciato quello spogliatoio e devastato alla sconfitta col Porto quando escono. Cioè, e là avevi una presenza molto ingombrante che Ronaldo. Secondo me qua si parla più di collettivo che di individualità. E questo conta tanto, perché Ronaldo spostava tanto nel suo modo di stare alla Juve e su come stava alla Juve. Okay. Quindi secondo me la sua presenza incide negativamente nel momento in cui hai delle difficoltà in Europa, e va a influenzare il resto del percorso. Io ti dico, la Juve di Allegri è un'altra cosa, secondo me è molto più sperimentale, per cui è messa in conto anche un'eventuale eliminazione, perché ragazzi, diciamoci la verità, non lottiamo per lo scudetto, io questa cosa la voglio ribadire, a meno che non si suicidino le altre, deve esserci un suicidio che a me va bene, io lo prendo, se non lo vogliono io, cioè, lo faccio su con la scarpetta tipo.
Però lo ribadiamo perché altrimenti qualcuno inizia a pensare che i nostri calcoli sono dettati dallo scudetto, quanto invece sullo rimanere là e cercare di arrivare non per forza a quarti ma anche terzi, che ci sia contenta, ecco. Sì. Conta tanto nella nostra testa. Quindi scudetto no, però sappiamo già, ragazzi, per come si è messi ora, chi ci manca, perché ci manca gente importante. Secondo me, quando alzi l'asticella, un PSG, Liverpool o altre squadre, anche il Real Madrid banalmente l'hanno, altre qualità secondo me ci surclassano. Per cui già passare i quarti, andare avanti il più possibile in campionato e arrivare in finale di Coppa Italia e giocarsela, secondo me abbiamo salvato, abbiamo fatto il minimo indispensabile da quel che erano le nostre previsioni a inizio stagione, dai. Sì. Diciamo così. Sì. Beh, parte quarti di Champions, nel senso è 2 anni che usciamo agli ottavi, l'anno prima eravamo usciti ai quarti contro una ex che alla fine sfiorò la finale, quindi insomma però c'è il ramarico con Ronaldo, le prime con 4 giorni vai a pesare tanto mentalmente il fatto che hai buttato il campionato all'inizio e dici vabbè dai, siamo arrivati comunque anche ai quarti di Champions, siamo di nuovo là, è un po' ti tiri su da questo punto di vista, vedi là così, ecco. Poi secondo me il raffronto sempre tra i campionati vecchi servono e non servono, nel senso, se le cose sono immutate in una squadra, se quella squadra ha sempre quei valori è un discorso, siccome cambia il valore dell'avversario cambia il nostro valore, secondo me lo puoi valutare su te stesso, sui progressi della squadra, ma più sul piano qualitativo che quantitativo dei punti, ecco. No, ma sai Lello perché ti facevo il paragone? Perché l'altro giorno ho fatto un video, ho detto prima di questa giornata era la 27esima, se facciamo il confronto con la classifica dell'anno scorso, la Juventus di Pirlo aveva 58 punti, oggi sarebbe prima in questo campionato qui specifico, che vuol dire qualcosa, e se togliamo le prime 4 giornate di questo campionato siamo primi, quindi l'anno scorso abbiamo definito stagione fallimentare, però oggi sareste primo. Quest'anno togli i primi 4, sareste primo, e noi ci abbiamo il mood della stagione che comunque l'abbiamo cacciata via, e però sei sempre lì vicino, cioè che sia quell'altro, quella che, cioè, alla fine stiamo parlando di noi che abbiamo sempre sbagliato, no, noi abbiamo avuto i demeriti noi. Ma lui è questione di aspettative, è vero, cioè, è vero. Fino all'anno scorso, ma proprio perché lo dici anche tu, l'anno scorso comunque sei arrivato al ritorno col Porto, che bene o male eri ancora in corsa per lo scudetto, e se avevi quel Cristiano Ronaldo lì, cioè che tu l'hai preso comunque per far bene in Champions, perché lui veniva da 8 scudetti, 7 quelli che sono, e tu hai preso Cristiano Ronaldo per provare a vincere la Champions League. E le aspettative giustamente sono andate alle stelle per tutti quanti, tutti gli allenatori d'Europa, Guardiola, Klopp in conferenza davano la Juve per favorita in Champions il primo anno. Per forza. È una questione di aspettative, quindi è chiaro che ci rimani male. Io sarei arrabbiato e deluso, perché secondo me la Juve è più forte del Villarreal, perché secondo me negli occhi d'Europa si può stare. Ma poi ci fermi lì, perché come ha detto Lello, vai a vedere poi le partite di Premier, vai a vedere il City che spazza via con la sigaretta il Manchester, vai a vedere il Real Madrid. Sono squadre che in questo momento giocano una categoria superiore. Indubbiamente. Non vuol mai dire niente, perché comunque nel calcio il pallone viene messo al centro, da una parte ci sono 11 giocatori, dall'altra 11, quindi alla fine è sempre il campo che parla, però è una questione di aspettative, no? Quest'anno credo che il gruppo sia anche preparato ad uscire agli ottavi di Champions. Cioè, io non l'accetterei per uscire agli ottavi col Villarreal. Non farei un po' fatica. Anche io la digerisco male, devo essere personalmente. Farei molta fatica. Però secondo me, come dice Davom, il gruppo è anche. No, però come ci arriviamo? No, ma neanch'io, ragazzi. Però come ci arriviamo? Cioè, ci arriviamo che non riusciamo a reggere il pressing dello Spezia. Allora io vado a plasmare le mie aspettative, ragazzi. Cioè, il concetto è quello lì, secondo me. Poi no, non capisco cosa dici. Io mi presenterò col sorriso a dire, vabbè, siamo usciti, pazienza. Certo. È un mezzo fallimento, perché per 3 anni non entri nelle 8 d'Europa. Allo stesso tempo però dico ok, lo Spezia viene a farci il pressing, non riusciamo a superare la metà campo. Col Villarreal mi aspetto delle fatiche maggiori, ecco. Poi però io qua voglio l'orgoglio qua, io però voglio l'orgoglio dei calciatori qua, perché capisco che tu non la senti la partita con lo Spezia e mi dici va bene il risultato, però se in Champions 3 anni di fila in casa al ritorno esci con Lione, Porto e Villarreal, allora lì io dopo ti chiedo, ma scusa, ma allora la pressione, la gestione della maglia della Juve, della Champions League con la maglia della Juve, dove l'abbiamo lasciata? Cioè, non è una cosa che accetterei, non so, Chino, te che è un po' che non dici niente, ti stai già, secondo me stai immaginando già il film dell'uscita con Villarreal. E la faccia. Per me non si possono fare analisi su come potrebbe essere. È vero, certo. No, semplicemente perché
il 28 di maggio la stagione è finita. C'è una morale in tutto ciò. Non l'ho capito. Morale che andiamo a Parigi, ragazzi, ancora non avete capito. Proprio mi sembra un po'. No, aspetta, io so che tu ci sulla Parigi. Tu vai a Parigi, ho letto. Sì, ma non a vedere la Champions. Che i fattacci tuoi. Io ti dico, se non costano tanto. Ma tu ti senti la finale di Champions? Aspetta, non è che stai bevendo, sei ubriaco. Tu ti senti la finale di Champions? No, qua è buono. Ah, ragazzi. No, figa. Di buono, no? Perché così dal niente. No. Altrimenti, ragazzi, cioè, se riuscissi. È che io mi sono perso la domanda iniziale, non me la ricordo più. Qual è la domanda iniziale? No, ti l'ho fatto te, se non lo sai tu. Ah, quella che ti ho fatto io adesso, non all'inizio. No, la prima, cioè che poi avete fatto il monologo, non me la ricordo. No, io ti stavo dicendo che non accetterei il fatto di uscire ancora. Ah, no, anche a me, cioè, mi tirerebbe il culo, dai, basta. Anche perché mi pare il finale di Champions, quindi. Esatto. Di Parigi. No, però questa qui potrebbe essere, legata a tutti i discorsi fatti prima, un altro valore non aggiunto, il contrario, adesso mi viene il termine. Tolto. Ovvero, sì, che la Juventus potrebbe essere l'unica di quelle quattro là a giocare comunque ancora in Europa, ad avere degli infrasettimanali in più. Però io, per dire, non so come reagirà l'Inter all'eliminazione della Champions, perché io do quasi per scontato, no, che uscirà l'Inter dalla Champions. Quasi. Dipende da come, secondo me, esce. Anche. Perché anche l'Inter qua è conscia di avere, secondo me, una squadra molto forte. Se esce con una disfatta è un discorso, se esce bene il classico a testa alta, secondo me i giocatori si ringalluzzano. Il primo Inzaghi, ragazzi, abbiamo visto anche dei 4-0 fatti passare come una testa alta, quindi dipende anche molto da quella che è la narrativa. Certo, Inzaghi non ha mai vinto un campionato e quest'anno sa che se non lo vince quest'anno forse non lo vincerà mai nella sua carriera, quindi secondo me lui tutti e tre lì davanti. Bravo. Però dopo Inter-Liverpool a me è sembrato che contraccolpo psicologico, nonostante la testa alta, l'Inter l'abbia avuto. Ma quello secondo me era più svuotamento di energie, perché veniva da 4-5 sconti diretti che a livello mentale ti hanno bruciato e consumato tutte le energie nervose, ma non era tanto un contraccolpo di delusione da dire mi aspettavo altro risultato. Okay. Lì è stato proprio secondo me un calo di tensione dettato dal fatto che l'Inter obiettivamente veniva da alcuni sconti diretti molto molto impegnativi, tipo il derby. Ragazzi, quindi anche magari, dopo il Liverpool c'è il Toro in casa loro, il Toro di Juric è una massa di rompiballe, quindi il Toro ne ha due. Fiorentina, Inter Fiorentina e Juve Inter. È per quello che ti dico, secondo me l'Inter non le vince tutte e due. Cioè, farà 4 punti nelle prossime due. E se noi ne vinciamo 2, loro arrivano a Torino a più 3. Un po' di fastidio, secondo me, glielo dà questa cosa a Inzaghi. Un po' di fastidio, secondo me, gliela dà. E tra l'altro vi dico, quella stessa giornata si gioca Napoli-Atalanta. E quella giornata lì si gioca dopo sapere se siamo andati al Mondiale o no. C'è una settimanina di robe strane, quindi ragazzi, noi a parte tutto adesso ragioniamo Samp da vincere, Real da vincere, pochi cazzi, pensiamo a noi, ragazzi, e quindi aspetta, siamo già noi, arriva bene, cosa ha detto? Champions, qualificazione e quarti di finale, categorico, E dato che c'è la cacciara, siamo ormai proiettati al derby d'Italia, c'è prima la Sampdoria con ammonizione di Vlahovic, lo sapete. Perché è diffidato? Adesso? Se prende per caso giallo contro la Salernitana è un massacro. Ma con la Salernitana secondo quello piazza in casa. Allora lo spero. Per quello deve prendere il giallo, per non avere nessun dubbio. Mi avete messo un'ansia con questa chiacchierata, ragazzi, che non avete la minima idea. Però siamo anche sulle spine, diciamo la verità, che dopo questa chiacchierata uno, conscio dei propri limiti, sa che andiamo a giocare sporco, perché pretendere ad oggi il bel gioco è ce la giochiamo sporca, il risultato lo possiamo portare a casa, poi possiamo discutere mille volte su come facciamo schifo in campo, come il secondo tempo dello Spezia, eccetera, però sai che se porti quei risultati sei comunque, rischi di essere praticamente in una zona di classifica che mai ti saresti aspettato. Per quello che ti dico,
Allegri al 101% ci crede allo scudetto, eh? 101% te lo metto per iscritto. E dai, dai, mettela sugli appunti, sempre un punto in più 101... quanto può fare la Juve. Ma Allegri, Allegri, ragazzi, è mesi che ci crede in questa roba qui, perché lui è matto. Cioè, lui è matto, eh? Lui le vede solo lui. Solo lui le vede ste robe. Lui sa già come finisce il campionato. Lui lo sa già. E sa che... la soglia 84, perché la Juve può arrivare a 83. Cioè... lui sa già tutto. Che bestiagramma. Sì. Che basta, incredibile. Cioè, è una persona a studiare, bisognerebbe veramente studiarlo. No, a me fa ridere perché poi, ragazzi, cioè, non state la sed... io non... Allora, quando lui difende la squadra... È... Ma è falso come Giuda, ma è bugiardo. Esatto, non ha mai detto una cosa giusta. Esalta il difensivismo perché? Perché viene attaccato per quel motivo. È normale che se ti attaccano tu in conferenza stampa non dici che dici sì sì giochiamo proprio di merda, no? lui è falso, Spezia, e dopo in ogni caso avresti avuto comunque opinioni contrarie, normale che l'unica volta che Allegri ha potuto parlare veramente, cioè la conferenza stampa di addio, ha tirato fuori dal sacco che ne aveva per tutti, le aveva lì per tutti, quindi lui è finto, ma lui veramente, che quando dicono vabbè, ma Allegri dice sempre le stesse cose, gli fa sempre le stesse domande, cioè non è che per forza continuerà a dire quelle cose, ma lui ci crede, e secondo me anche la squadra, io sono convinto che la squadra in questo momento creda nello scudetto. Ma è furbo, ragazzi, quattro ma partite è furbo, che teneva fuori uno tra Vlahovic e Morata, le ha sempre messi insieme, sempre. Ma è furbo, ragazzi, sempre. Oh no, uno tra Vlahovic, capite la differenza tra lui e Spalletti, che prima di una partita decisiva per lo scudetto si presenta davanti a tutti e dice: dobbiamo decidere se essere uno dei tanti oppure se essere immortali. No, non l'avevo visto questa cosa. Hai sentito il post conferenza? No, ho visto solo la partita. Il post dice che la squadra è senza personalità. Io preferisco francamente un allenatore che culla anche chi ha fatto schifo, perché quando gli chiedono ad Allegri, Rabiot ieri, tipo, non so se l'hanno fatto, ma Rabiot Rabiot ha fatto una buona partita. Allegri l'ha detto sempre quest'anno. Tutti i giocatori hanno fatto una buona partita. Tutti dal primo. Non dirà mai ha fatto cagare, mai. Poi i panni sporchi lui li lava in casa, perché secondo me negli spogliatoi mi pare abbastanza diretto. Chi ne parla di Allegri dice che non è uno che ci gira tanto attorno nelle cose, va veramente bada al sodo. Poi ripeto. Ad oggi io non sono contento di come gioca la Juve. Nessuno. No, perché poi sembra nessuno. Che... No, io lo dico, io mi sono fissato a sta cosa, che le cose vanno spiegate, che la gente poi prende, ti appiccica cose. Io sono allegriano, per altri sono anti-allegriano. La malafede, cioè anche... abbiamo parlato mezz'ora. Vuoi che non abbiamo detto una virgola testa fuori posto che sarà il motivo per cui costruire... Guarda, io ho detto che andiamo a Parigi, più di così. Vabbè, ma tu ci vai davvero con la fidanzata, è una cosa diversa. Cioè... io mi sono messo lì disposto, pronto ad essere lapidato. Il martire! Lanciate le pietre su Chino. Va bene, direi... Però, di chiudere questa follia qua. Farò la foto sotto la Torre Eiffel, con la maglia della Juve, con la maglia della Juve. Poi voi fate il cazzo che volete, io sono qua. Chino ha detto che facciamo il triplete, io ho sentito limpidamente queste cose. Niente, dai, io, ragazzi, grazie per la chiacchierata. E doveva essere distensivo, invece sono più teso di prima. Sono un po' appesantito, No, io vi dico una cosa, io ho quella tensione distensivo tra di noi. Ho visto una coda di gatto. No, però in questo momento dici, vabbè, c'è una settimana, poi c'è la Sampdoria, vabbè. No, qua che adesso sto da merda. C'è la tensione agonistica che sei pronto, no, ad accogliere la prossima sfida con la voglia di portarla a casa, di vedere un po' come si va. Ma poi sai, Lello, dovrebbe anche uscire il servizio di Filippo Roma. Cioè, io sono in fibrillazione. Pensa quell'altro lì cosa pensa. Oggi in un'altra trasmissione su Twitch, che è OCV, c'era lui, l'hanno chiamato. Ma in realtà dice che fa un bilancio. Vedremo. Ma servizio di cosa, poi? Di che? Errori arbitrali pro e contro, nel senso che cosa bellissima. Ma qual è la logica di farlo per una squadra quarta in classifica? Cioè, perché la Juve, l'ha detto lui stesso, la Juve divide, o sei pro o sono tutti contro. Il 2022 è bellissimo, Però vedi, allora ci sta a sottolineare quando poi dici che sono in malafede. No, ma l'ha detto, cioè non è che malafede, l'ha detto. Cioè, se facesse, che ne so, la Samp, il Genoa... Ma poi scusa, quali sono gli errori
pro Juve quest'anno? Ma lui nell'intervista che gli hanno fatto l'ha buttata soprattutto al rigore dell'andata contro la Roma, di quello che poi Orsato ha detto a Cristante nel tunnel. E che ci montiamo un servizio su... Voglio vedere se c'è tira fuori quello con l'Empoli, che c'era a favore. Ma per dire, Mertens l'ha presa di mano, per dire, Morata... prende Morato il pallone. Cioè, non lo so, quella lì c'è o non c'è, boh, non ho idea, però va bene, ok, niente. Ah, diciamo che quel taglio è Cucci, che se vuoi fare polemica riesci a farla con poco sforzo, ecco. Strano, tra l'altro, ma non avrei soprattutto mai detto. Poi vedendo quello che è stato il tenore dei precedenti. Esatto. Io non li ho neanche mai visti. Va bene, siamo andati fuori discorso, torniamo sul campo. Chino è lì che beve, secondo me sta bevendo del vino rosso così. Magari. Perché... un San Bernardo lì che sì, lo tiene la botta. Ragazzi, grazie mille per la presenza. I social dei ragazzi sono qui sotto in descrizione e passate anche da loro, dove sono un po' più sobri. Forse. A voi, chissà, a tutti. Non giudicateci male, stronzi. Viva l'alcol!